Non è che lo suonino per conto proprio.
Allora, abbiamo visto la scenografia di Porta Sant'Angelo, un applauso ai ragazzi, un saluto a Michele che ci stava seguendo in streaming, che non c'è. Volevo dire una cosa, il costume, questo è stato fatto un lavoro dalle costumiste, il costume delle suore è ispirato alla Beata, quindi è stato riportato esattamente come vestiva la Beata di Valle Corsa all'epoca. La santa, scusate, subito, io sono nato con la Beata e me ne vado avanti così. Allora, volevo prendere Natale, vieni, perché poi Natale è stato uno degli artefici di questa scenografia. La gente vuole sapere quanto lavoro c'è dietro, quanto impegno. Buonasera. Allora, io per la scenografia volevo ringraziare tutti i ragazzi che si sono impegnati, in particolar modo zio Beniamino e zia Ida, che hanno messo a disposizione la loro casa, i loro attrezzi, sono stati sempre disponibili, anche in ragione del fatto che molte volte abbiamo lasciato la zona antistante la casa in maniera un po' disordinata, e non si sono mai lamentati, anzi erano contenti di vedere tutti quei ragazzi che comunque lavoravano e si impegnavano per qualcosa di costruttivo. Diciamo che abbiamo vinto dopo 8 anni un'edizione del Palio che è stata anche abbastanza serena rispetto, insomma, a quello che è successo negli anni passati. Di questo siamo molto contenti. Dedichiamo questa vittoria a tutti i partecipanti contrataioli che si sono succeduti nelle varie edizioni. È una vittoria che vale per tutti gli anni. E soprattutto voglio dedicare questa vittoria ai ragazzi che sono in squadra, cioè quel gruppo di persone di età compresa tra i 18, 22, 23 anni, che si è molto compattato e che è fondamentale per la crescita di questa squadra, di Valle Corsa, per fare sempre qualcosa di costruttivo, di positivo, per far sì che i ragazzi si impegnino in azioni che portano anche a una crescita culturale, che portano anche a cementare i rapporti di amicizia e i rapporti sociali. Un ringraziamento va anche a tutte le donne, le persone adulte che sono state vicine alla squadra per la realizzazione dei costumi, a tutti coloro che hanno contribuito anche oltre una partecipazione fattiva anche a livello economico, e alle donne stasera che stanno cucinando preparando le pietanze tipiche della nostra gastronomia locale per tutti quanti, e le sarte che hanno realizzato i costumi, già l'abbiamo detto, a tutti i membri della squadra. E allora facciamolo un grande applauso a tutta la squadra, a tutte le persone che si sono impegnate fino a tarda notte per questo. Lo so Anna. A zia Anna, anche zia Anna, poi insomma la chiamiamo zia, la facciamo troppo anziana, Anna, che ha messo a disposizione anche la sua abitazione per provare la scenografia, per provare il balletto, per fare i gavettoni. E poi un applauso anche al capitano, che stasera c'è un po' di raucetti, non se la sente di parlare. Ci abbiamo un Oz Mentolippus per sciogliere un po'. È sempre così, io me lo ricordo così. Dobbiamo dire due paroline. Non c'è la voce. Vabbè, meglio. Allora, io volevo chiamare innanzitutto Mirko. Mirko, dov'è? Maria De Filippi, dove sei? Sta arrivando, eh? No, parlo. Poi Alfredo. Allora Mirko, cosa vuoi dire di questo Palio 2014? Allora, innanzitutto ringraziamo tutti quanti coloro che sono accorsi in maniera molto numerosa, e voglio ringraziare fondamentalmente, in ordine di grado, la Prologo, che ci ha permesso di vincere questo Palio, perché ha realizzato l'evento, e soprattutto tutta la nostra squadra,
e ringraziando anche altri contradaioli delle altre tre squadre, perché senza di loro non sarebbe stato possibile. Voglio rettificare due cose che ha detto Natale. La fascia non è 18, 22, 23, ma abbiamo anche bambini che vanno dai 12 anni, da non sottovalutare. E vabbè, poi abbiamo il vecchietto della squadra che ha fatto. E quindi ringrazio ancora una volta tutti quanti i componenti della nostra squadra, sia dal più piccolo al più grande, e che questo sia l'inizio per chissà un ciclo vincente, chi lo sa. Grazie a tutti. Allora, adesso mi dicevano che ci sarà un'esibizione di chi? Puoi dirlo tu? Mi ha diciamo, detto il capitano di ricordare anche questa cosa. È stato organizzato oggi pomeriggio, per chi non lo sapesse, un mini palio tra i bambini, quindi di età compresa fino ai 14 anni, e una manifestazione che ha avuto, diciamo, abbastanza successo e soprattutto ha valorizzato i bambini. È nostra intenzione riproporla tutti gli anni a margine, adesso insomma vediamo anche con la Prologo come inquadrarla, e vorremmo dedicarla, visto che abbiamo anche parlato con la famiglia, alla piccola Erika, quindi fare come una sorta di memorial tutti gli anni in ricordo di questa piccola bambina che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Quindi ecco, sarà fatto e sarà dedicato appunto in ricordo della piccola Erika. Grazie. Un attimo, vedo Sergio della Prologo, lo invito a venire qui. Presidente. Intanto ringrazio gli organizzatori, il capitano, per questo invito veramente gratuito. Ho rivisto con piacere la scenografia che avete fatta e la trovo ancora più bella di quella. Beh, oddio, quando la vedi c'è l'emozione, il pathos della serata che ti prende. Vederla adesso, diciamo, con un po' più di distacco la gradisci meglio, riesci a gradirla meglio. Vabbè, i complimenti che l'ho fatto quando avete vinto ed erano complimenti sinceri. Qualcuno ha detto l'ottavo palio. Io dico che le attese molte volte riescono a far gradire ancora di più le vittorie, e questa è stata veramente una grande vittoria. Avete vinto voi, io dico hanno vinto anche le altre squadre in misura ovviamente diversa. Ha vinto la Prologo, hanno vinto i cittadini di Valle Corsa, hanno perso coloro che non hanno partecipato, e di questo mi dispiace, perché questo è un evento che dovrebbe essere partecipato da tutti, come è partecipato stasera, come è stato partecipato durante la manifestazione. Quella di quest'anno è stata una manifestazione, qualcuno lo ricordava, sicuramente lo dico io che le ho fatte tutte, 8 più quella dell'apparizione, 9. È stata forse una delle manifestazioni più belle e più riuscite. Ma non perché non ci sono state polemiche, non è questo. È perché veramente si è costruito insieme un percorso che ha portato veramente ad avere un risultato bello. E questo è quello che mi è piaciuto, che ci siamo scambiati le opinioni, abbiamo costruito passo per passo il palio insieme ai quattro capitani. Che vorrei ricordare, tutti e quattro veramente hanno collaborato intensamente a fare in modo che questo palio riuscisse. Ottavo, nono, io credo che
vorremmo, si deve continuare, il palio deve andare avanti, è una manifestazione bella, gradita, a prescindere da chi ci sta, a prescindere da chi le porterà avanti. Io, ecco, io volevo soltanto dire questo, come ho fatto nelle altre edizioni, voglio regalare, voglio dare a Piazza Sant'Angelo una targa a ricordo di questa bella manifestazione. Bella manifestazione, ringrazio ancora una volta e faccio i complimenti a tutti i contradaioli, prima di Porta Sant'Angelo e poi anche agli altri, perché se le cose riescono è perché si fanno in bene e si fanno insieme. Ad Alfredo, non dico niente perché glielo ho fatto in diretta i ringraziamenti e i complimenti. Ecco, a lui do la targa, che lui adesso leggerà, anche se ha la voce che dice che è un po' di raucedine, ma farà lo sforzo di leggere. Io vi ringrazio, tutti voi, ringrazio voi per l'invito e, come dire, ci vediamo al prossimo palio. Grazie. Leggere. Palio delle Quattro Porte, in onore di Jacopella Gaetani, ottava edizione 2014, prima classificata a Porta Sant'Angelo, Valle Corsa, 12 settembre 2014. Melissa. Allora, ringraziamo il Presidente, visto che voi avete mangiato, siete sazi, sedetevi, quindi vi godete poi quello che diciamo qui. Io vedo dei capitani, vedo Alessandro Laposta giù in fondo, ti invito Alessandro a venire, ho visto Elio Del Greco, Elio, se n'è andato Elio? Sta mangiando. Elio... E non so se è presente Paolo Ferracci, non ho avuto modo di sentirlo. Alessandro, vieni intanto. Perché poi alla fine il Presidente ha detto una cosa giusta, il palio va preso in un certo modo, il palio è di Valle Corsa. Vieni Alessandro. Ah, stai. Non essere timido, Alessandro, tra di noi queste cose non esistono, eh? Abbiamo fatto cose peggiori di queste. No, voglio solo un pensiero, allora lo stanno dando tutti, Alfredo l'ha dato, il Presidente l'ha dato, voglio un pensiero, tu da capitano di Porta del Suso del Palio 2014 e poi cosa ne pensi? Okay, intanto buonasera a tutti. Rispetto alla, insomma, la vittoria, dico che insomma, era ora, mancava solo Porta Sant'Angelo, per cui era ora. Spero soltanto che le prossime edizioni siano tranquille come è stata questa. Tutto qua. Forse la cosa fondamentale per questo evento. Ok, breve e conciso. Gli altri capitani, Elio, me lo so perso. Deve arrivare Melissa. Che faccio io? Aspetta. Matteo, siamo tutti. Melissa. Melissa. Cioè il programma qua lo facciamo proprio al momento, cioè qua lo dicono proprio al momento quello che dobbiamo fare. Allora canta Michele, mi dicono adesso. Vincitore, ricordiamo, della prova canora del Palio 2014. Quindi ci delizierai con la canzone Cuore Ingrato. Cuore Ingrato.
Ormai ci siamo abituati, Michele, attese, speriamo. Allora, mi dicono che è stato smarrito un telefonino di quelli di Motorola. Se qualcuno lo trovasse, diciamo, è importante per i numeri, più che altro per i numeri che ha sulla rubrica. Dopo di 8 anni ce l'abbiamo fatta. Allora Michele, devi rimanere dietro le casse, Michele, perché tu già c'hai la voce potente. Se ti metti davanti, rimani qua, così ti vedono pure, c'è la ripresa. Qua. Thank you.
Michele, un applauso. Grazie. Una voce notevole. È arrivata anche Melissa, che adesso anche lei si sta prodigando al PC. Mi conviene portarlo. Intanto qualcosa nella piazza di Arancione. Chi è Nacio Ciara? Buonasera a tutti. Questa canzone la volevo dedicare a una mia fan per il suo compleanno. Manuela. Scusate tutti i componenti della squadra per una foto. Questo è un dono della grande Saura. Che è stato sempre un punto di riferimento per Porto Sant'Angelo. Grazie Saura a nome di tutta la squadra. Ma non ti fa male più la gola. Zitto, no. La la. Oh, io ti faccio male. No, no. L'ex capitano fa male. Vai, dove cazzo si mette quello? Marcello! Vittorio!